Quaccone! È passato il curvone! Si è montato del miracolo! Danilo Petrucci da solo così! Petrucci di me! Grazie Danilo, grazie Dovi, the message is on the pit board for Patrick Vizioso, a top six. Dovizioso, un abbraccio. His first dry top six since Styria. And it means he's fourth in the world championship. Ducati, constructor champions, thanks to this man. Ducati, you saw there, Portimao down the road on the coast, the marina, beautiful place, and this is the complex around the circuit as well. Questa purtroppo me la dovrò far crescere un po' di più, perché con la mascherina al box ormai faccio un po' di fatica, però sicuramente porta bene toccarsi la barba. Grazie al risultato di 5 piloti che sono i due piloti ufficiali dello scorso anno, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, dei due piloti Pramac, Jack Miller e Pecco Bagnaia, che quest'anno sono i due nuovi piloti ufficiali, e Johan Zarco, i punti che hanno raccolto questi piloti ci hanno consentito di aggiudicarci il titolo mondiale costruttori, questo a dimostrazione comunque che la Desmo 16 GP è una moto molto competitiva. È stato thrilling, però alla fine è andata bene. Sono stati mesi difficili per tutti noi perché c'è stato il lockdown, non potevamo lavorare, non potevamo continuare a sviluppare la moto, non abbiamo potuto andare a fare i test che erano programmati. Quindi quando è ripreso il campionato con un format molto compatto alla fine di luglio, ovviamente ci siamo arrivati nelle condizioni che ci erano consentite dalla situazione che avevamo vissuto prima. Fare quattro triple consecutive con solo una settimana di mezzo fra una e l'altra è stata veramente dura. Il clima, il fatto di stare bene insieme ci ha fatto superare tranquillamente questa cosa. Una grande soddisfazione con un grande rammarico, perché chiaramente non abbiamo potuto festeggiarlo assieme a tutti i ragazzi di Ducati Corse come invece sarebbe stato giusto fare. It's a new year, which means a new racing season. I think we're all just as ready as I am to get going. Sono contento che sei venuto con lui. Già questo, secondo me, che sei venuto con lui qua, secondo me è già una cosa che è un buon auspicio, capito? La gente è innamorata dei nostri piloti e delle corse. Ci sono 1500 persone in fabbrica che sono, prima che operai impiegati, donne e uomini di Ducati, sono tifosi di Ducati. Come si incavola quando le cose non vanno bene e come invece contento, eh? È proprio una roba da... Pensando in ignoranza romagnola, sì. Ducati Corse è una realtà incredibile, fatta di persone, prima di tutto, di persone molto brave umanamente e poi di grandissimi tecnici. La responsabilità di stare nel team ufficiale, questa non ci cava nessuno, come noi, no? Cioè abbiamo i nomi Ducati, abbiamo la responsabilità di far bene, sì, se sì. No, questo... Però dall'altra parte c'è anche il supporto di persone che vogliono bene. Io mi sento orgoglioso di lavorare per questa azienda e penso che abbiamo un'eccellenza in questo. 2021, 21 è un numero tosto, eh? È il mio numero, 21. Come il tuo numero? 21 più 21 più 21 è 63. No? In moto 3, poi è passato in moto 2, il 21 era già occupato, quindi ha fatto 21 più 21, 42, e ha vinto il mondiale, e poi è allenato in moto GP, 21 più 21 più 21, 63. Ne conosco un altro, che è il 21, che picchiava duro. Sono convinto che la squadra sia competitiva, intendo come team, come ingegneri, come gruppo di ingegneri, che Gigi ha pensato di migliorare ulteriormente, di potenziare ulteriormente, quindi io sono onestamente, come sempre, fiducioso. Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna cambiare e secondo me questo era il momento di farlo. Abbiamo puntato su due giovani piloti che però hanno comunque tantissima esperienza con Ducati e quindi in un certo senso è comunque una continuità anche in questo e io credo veramente tanto nel loro talento. Erano i piloti
del team Pramac e entrambi passano nella squadra ufficiale. Quindi credo che aver deciso di ringiovanire la squadra inserendo delle nuove risorse sia la scelta giusta per il nostro futuro. Quando mi è stato detto che ero nel team ufficiale è stato per me veramente un momento di massimo godimento. To arrive here is one big goal or one big dream achieved, but as I said, I still have a lot left to give, I feel. It was strange for me because, you know, we moved as a family in the first year. My sister already after some months got quite homesick, wanted to go back to school and stuff like this. So she went back with my and started living with my grandparents. And then it was me, mom and dad. And then eventually my father had to go back as well. So it was a tough time, scary time, because you're so far away from anything I've ever been to before in my life. You know, not knowing anybody, not knowing anything really. Was different. So cool, actually we are almost there, you know? Fantastic end of the season, you know? Valencia and Portimao were really brilliant. I enjoyed a lot, like I said, I found something in me with my riding. No, the last part of the season was unbelievable. You had to start like this. By that, I continue. even, you know, continue with the trend. You know? Yeah. I think it's important that keep that, you know, feminine style that was in the Prama team. Try to keep that positive atmosphere around, which I think is very relevant. You speak openly with all the people, you know, you have, and that's will keep our momentum. Very excited to see my number there on the front of it. I think it's going to be an amazing feeling. Buongiorno. Are you ready? Bellissima. Adesso vorrei cambiarmi, quindi se mi lasciate stare. I think I need to get ready. So, time for you guys to go. E ci vediamo tra 5 minuti. Chi fosse mio zio qui oggi starebbe piangendo, secondo me. Poi che è così tanto rosso. Che spettacolo. Tu mi vesti di rosso, mi dai la stessa roba, ma gli vesti di rosso vanno più forte. Ci sono dei componenti congelati e quelli evidentemente dovranno per forza di cose essere quelli dell'anno scorso. Su tutto il resto invece, per cui ciclistica o aerodinamica, sicuramente c'è un lavoro non solo nostro ma di tutti i costruttori per cercare di arrivare il più preparati possibile all'inizio del mondiale. Non posso dire che è la miglior moto
della griglia, però sicuramente è una moto che permette ai nostri piloti di lottare per portare a casa risultati importanti. Noi pensiamo di avere un gruppo di ingegneri e di tecnici di primissimo livello e di avere anche la capacità di fare delle scelte non convenzionali, innovazioni nate dalla mente dell'ingegnere Ducati che poi sono state viste e applicate dalla quasi totalità degli altri costruttori. Gli ingegneri Ducati sono molto molto apprezzati nel paddock, annualmente qualcuno cerca di portarcene via uno, due o tre, però mi fa anche piacere che molti molti di loro rinunciano e preferiscono stare in Ducati dove hanno imparato, sono cresciuti e continuano a crescere. Ma sai, alla fine resta l'orgoglio, perché al di là di tutto, al di là delle arrabbiature che sicuramente uno si prende momentaneamente, essere copiato dai giapponesi fa sicuramente molto molto piacere. Noi siamo, se vuoi, un'antenna tecnologica dell'azienda, troviamo delle soluzioni e a volte delle innovazioni che in realtà riescono ad essere utilizzate poi sul prodotto di serie. Non è unilaterale, delle volte abbiamo anche accolto buone idee che sono state trovate in produzione. Chiaro che aver iniziato questa partnership con Lenovo, che diventa adesso il title partner della squadra, dà sicuramente una forza in più perché ci consente di pianificare il nostro prossimo futuro e il futuro dei prossimi anni con maggiore tranquillità. Lenovo è il primo costruttore di PC di personal computer al mondo, ormai in maniera consolidata da diversi anni. È anche il primo costruttore di supercomputer, che sono quei cervelloni che aiutano a ingoiare e computare grandissime quantità di dati e, come diciamo noi in Lenovo, cercano di aiutare il mondo a risolvere le grandi sfide scientifiche in vari settori che il mondo sta appunto affrontando. Mi fa veramente piacere che abbia fatto questo passo, perché in questi anni ci siamo trovati veramente molto molto bene. Una frase che diciamo spesso è never stand still, cioè non fermarti mai, e secondo me lo dicono magari in un altro modo, magari in bolognese, però lo dicono anche in Ducati, e mi ricordo che era una delle frasi di cui parlavamo quando nel 2018 abbiamo iniziato questa avventura e abbiamo deciso in quel periodo di incominciare il nostro viaggio con Ducati con il titolo di sponsor. Eravamo uno sponsor importante, ma non ancora quello che stiamo annunciando oggi. Ma io sono arrivato adesso in Ducati ufficiale, ho già chiesto una cosa a Lenovo, un computer da gaming che so che li fanno. Lenovo e Ducati sono entrambi premium brand, quindi brand di fascia alta, che hanno alle spalle aziende globali che operano in mercati estremamente competitivi. Abbiamo sicuramente numerosi valori che ci accomunano: quello dell'innovazione e del progresso tecnologico è uno, ma c'è anche qualcosa che va oltre, la passione per creare prodotti che abbiano come punti di riferimento la performance, l'affidabilità, prodotti sofisticati di design. Non è semplicemente l'associazione dei marchi e del brand, ma è proprio la nostra capacità di aiutare Ducati tecnologicamente con tutte le nostre soluzioni a competere in pista e a fare dei prodotti ancora migliori che vanno agli appassionati. E poi dal 2018 la tifoseria è cresciuta nel cuore, naturalmente, e quindi quest'anno e nel futuro, con questo nuovo impegno di title partner, nessuno sforzo verrà risparmiato per rendere Ducati ancora più competitiva. Ci sono circa 5 minuti, forse 4, in cui si debbono scaricare tutti i dati, parlare col pilota, guardare cosa è successo, utilizzare i nostri strumenti e mettere a punto un nuovo pacchetto di altri migliaia di parametri da reinviare alla moto per la prossima uscita. Mettendo lì alcuni numeri, noi sulla moto abbiamo una cinquantina di sensori, stiamo parlando però di 500 canali acquisiti, perché il software continua a fare i suoi calcoli. Tutti questi vengono acquisiti nella nostra centralina, la centralina che deve aspettare di rientrare al box per inviare i dati. È necessario che possa cucire addosso il vestito, perché mentre il motore è lo stesso per tutti, l'elettronica ogni pilota ce l'ha altamente personalizzata e quindi va cucita addosso, in modo che quando lui girerà in pista sarà comodo, perché se non è comodo è tardi, non si può più cambiare. Tutto ciò deve funzionare, perché
perdere un collegamento in griglia poco prima della partenza con la moto vuol dire non partire, e quindi l'affidabilità degli strumenti informatici che utilizziamo, quindi Lenovo ci sta aiutando, è equiparata a quella dell'affidabilità del motore, perché partire o non partire è come rompere un motore. Ed è stato fondamentale avere macchine giuste per gestire questa mole di dati in modo estremamente veloce. Io ho parlato di elettronica, ma tanti di questi servizi servono alle altre aree, allo sviluppo del motore, allo sviluppo dell'aerodinamica, in particolare degli ultimi anni, che richiedono enormi capacità di calcolo. Andiamo subito a 180 all'ora, ma ci arriviamo progressivamente, visto che è la prima volta. So hi Jack, hi. So we are here today for a Wintana session with your bike. We just split the sessions into three different areas, so we will make some performance tests. Then the second area of the session is focused on your learning. We would like to let you understand what happens in terms of drag by doing this yourself on the bike. Okay. And then we will make some different, completely different positions, such as in brake conditions. So yourself when you're braking, when you lift your chest, for example, our dynamic forces will be completely different, and we would like to measure these forces again. Okay. Noi crediamo che Jack e Pecco possano giocare un ruolo da protagonisti. E sono cresciuti molto bene all'interno del Team Pramac, dove li abbiamo seguiti. Gigi era presentissimo anche con loro nella post-gara piuttosto che post-prove, quindi io credo che l'ulteriore salto sarà quest'anno e sono, come dicevo prima, sicurissimo che saranno protagonisti. Secondo me manca veramente, veramente poco a tutte e due per poter essere della partita buona per giocarsi il mondiale. Vedremo alla fine dell'anno chi sarà sul gradino più alto del podio, speriamo che sia un pilota vestito di rosso. Per 10 mesi all'anno ti devi svegliare pensando a migliorarti, a fare bene, e andare a letto pensando di cosa hai fatto e se hai migliorato o non hai migliorato, perché altri che hanno il tuo stesso talento lo fanno. Great talent is one thing, but what you do with that talent is another thing, you know. There's been many, many great talents in the past that haven't been able to achieve what their talent really showed for it. So I think that's just one piece of the puzzle that I guess I can be fortunate enough to have, but you have to have the correct mind on your shoulders to really be able to take the most out of your talent and achieve the maximum that you can. Non è una categoria normale, tu devi pensare che in MotoGP il talento non basta, quello che l'errore che fanno molti piloti è basarsi sul proprio talento. Jack, secondo me, è un pilota che ha un talento incredibile, che ha fatto un finale di stagione l'anno scorso incredibile, ha fatto le ultime due gare in cui non, secondo me non ha sbagliato assolutamente nulla. Deve, secondo me, capire che è un pilota che può giocarsi il mondiale e che qualche volta è meglio accontentarsi piuttosto che rischiare troppo. Ah, I've definitely got some big shoes to fill, but you know, being in the Ducati family, like I said, for the last 3 years has been an amazing journey for me. And yeah, to be here finally wearing this color is an amazing feeling. Gli invidio molto la sua tranquillità in certe situazioni, soprattutto la sua capacità di adattarsi in qualsiasi situazione possibile. Lo conosco dal 2011, appunto. Yeah, it's a long time ago. If you look back now, what is it for? 10 years to be there with this really young kid next to me, Pecco, and I was quite a young kid also then, but I just remember him being so small and thinking, ah, this kid's fast, you know, he's gonna be somebody, and now it's come around full circle. We've been teammates, you know, the last 2 years, and gonna be teammates for another year. Fuori, come sai, è dura, però secondo me tu hai tutte le carte per poter far bene. Pecco è già più maturo dei suoi 24 anni, quindi una cosa che mi convince è che ha capito da solo, non è che gli devi spiegare. La sua caratteristica principale è che sa portare al limite la gomma davanti, come difficilmente altri piloti riescano a fare. I think as far as teammates go, I don't think I can ask for a better one, you know. At the end of the day, we are all competitors, but I think we both have the same vision in mind, that we want the best for ourselves and also for Ducati. Quando ho messo questa mi ha fatto molto effetto, perché
Sono sempre cresciuto con una Ducati in famiglia, cioè mio zio. Quando sei un bambino e senti tutte le moto accese, se sei un bambino la prima che vai a prendere è la Ducati, perché comunque fa un rumore diverso e la vedi che è bella incazzata. Ha un fascino la Ducati, secondo me, che le altre non hanno, ed è una marca italiana, quindi ha tutto il massimo che si può avere. Io da pilota il mio sogno è sempre stato quello di arrivare in MotoGP su una Ducati, e in più adesso ho anche la fortuna di essere nel team ufficiale, quindi il massimo che potessi chiedere. Quando ho firmato il primo contratto con Ducati a gennaio 2018, non era così scontato che comunque una casa ci credesse così tanto, e soprattutto Guidotti, Francesco Guidotti, aveva iniziato a parlarmi già dal 2016, che a inizio 2018 avrebbe voluto portarmi in MotoGP. Lì per lì però non me la sono sentita, perché comunque era la prima volta che avevo la possibilità di vincere un campionato del mondo, e soprattutto non mi sentivo proprio pronto per arrivare in MotoGP, che è il sogno di tutti. Però effettivamente quando ci arrivi è una bella mazzata, perché se le cose vanno bene, va benissimo. Però molto spesso sei in una situazione dove devi essere un po' più maturo per affrontarle, e quell'anno lì non ero pronto ancora. In MotoGP più della metà della griglia è campione del mondo, almeno ha vinto un mondiale. Sì. Anche gli altri hanno talento, devi fare di più. I piloti hanno sicuramente pochissimo tempo per maturare, e chiaramente devono essere maturi quando entrano in un team ufficiale. I just felt more and more comfortable with my motorcycle. Understood more and more what I needed to do and the areas I needed to work on. And yeah, definitely I felt getting stronger and stronger as the year finished out. Bayless, Stoner. You know, to wear this color in MotoGP is a great honor for me. It's kind of like I've earned a stripe, you know. But we now need to back up this achievement with doing what they've done in the past on this bike. With all of his fans, his family, friends, Jack Miller, there's going to be some celebrations tonight, I tell you, in Australia with the Miller clan. Pecco ha fatto una cosa, secondo me, importantissima. Era un periodo cruciale nella sua carriera, perché si era fatto male a Brno. Ho fatto ancora questo giro e nella mia testa ho pensato, adesso provo a vedere le gomme come vanno ancora e spingo. Prima curva mi sono steso, la gamba era rimasta sotto la moto, e quando sono arrivato sulla ghiaia si è schiacciata sotto la moto. E poi quando mi hanno detto che mi ero rotto la tibia non ci credevo, perché sì, dava fastidio, ma come se fosse stata una botta normale, invece è stata abbastanza più grave di quanto pensassi. Per lui era veramente, dal punto di vista anche mentale, psicologico, una cosa molto molto difficile da superare. Tutti i giorni in palestra a fare riabilitazione, fisioterapia, per arrivare in tempo per riuscire a girare a Misano. Mi sembra di davanti che c'ha la gomma media. Bagnaia al curvone e dentro e si prende la seconda posizione. La cosa è che la mia Ducati va veramente molto forte sul dritto e l'ho passato veramente abbastanza facile in quella fase lì. Poi mi è stato dietro tutto il resto della gara, anche mi ha spinto 2-3 giri a dover dar di più, nonostante a me mi facesse male la gamba, stavo iniziando a crollare fisicamente, però sono riuscito fortunatamente a spuntarla io. E non abbiamo mai parlato, sinceramente, di quel sorpasso lì. Uno magari da fuori non si rende tanto conto, ma fare il curvone a Misano è una bega grossa, e soprattutto con una MotoGP che arriva ai 300. Si è buttato dentro nel curvone, che è un posto davanti! È tosta, il curvone a Misano è una delle curve più spaventose del mondiale, secondo me. Al di là del gesto atletico, ma è stato anche il modo di reagire di fronte a un problema importante, che comunque ha fatto pesare la scelta anche su di lui. Il nostro obiettivo deve essere sicuramente quello di portare a casa il campionato del mondo piloti, o meglio tutte e due i campionati. Ovviamente mi aspetto di essere protagonista del campionato. We will try our best to bring the championship home, you know. It's been too many years, what is it, 14 years since Casey won the championship for Ducati, so. Il potenziale della moto del team c'è, e la moto già dell'anno scorso era velocissima. Quando si riusciva a essere competitivi era, penso, la più forte di tutte. L'ultimo che deve mettersi qualcosa sono io,
e spero di riuscirci. Sento una sensazione estremamente positiva e sono convinto che abbiamo tutte le armi a posto per potersela giocare. No, io sono convinto che saremo della partita. I hope to take that momentum from the end of last season and bring it to the start of this season and throughout, you know, continue the progression. Sono tante cose che vorrei fare quest'anno che però a dire non è che lo dici, però poi bisogna anche farle, quindi preferisco dire meno e far di più, che poi dopo il prossimo anno ti racconterò meglio. Come dire, è sempre meglio prima di parlare portare a casa il risultato. Una delle cose che ci è mancata molto lo scorso anno è stato il pubblico sugli spalti. Ci auguriamo magari che nella seconda parte della stagione si possa ritornare a fare le gare come eravamo abituati. Io credo che il nostro obiettivo sia quello di far divertire tutti i ducatisti del mondo. Dobbiamo crederci e lavorare duramente per vedere tutti i ducatisti alla fine dell'anno con un sorriso enorme. Mi piacerebbe raccontare che non so come magari sia andata, ma che ce la siamo giocata ad ogni gara, perché alla fine la cosa più importante è essere sempre là davanti e noi secondo me possiamo farcela. È difficile vincere il mondiale, quindi da questo punto di vista con un minimo di presunzione non ci sentiamo secondi a nessuno. È un'azienda che è totalmente proprio, poi voglio dire, ognuno ha il suo ruolo, no? Però è proprio insieme, come che tu quando parti ce li avessi tutti che spingono. Che... Ed è sempre un momento molto emozionante quello del Qatar, perché quando parti in Qatar c'è un'ambientazione diversa e di notte ha sempre il suo fascino. You know, I got my first win in Moto3 there, in first time on the podium in the World Championship. Hopefully we can, you know, do the same this year, try and start the season off right. I'm excited, really, really excited. You know, I'm always excited at this time of the year, but this year more so than ever. E poi il primo semaforo dell'anno è sempre più bello, secondo me, perché ha un effetto doppio. Senti una roba qua, strana, che non hai più saliva in bocca e nel momento in cui parti per i primi 10 giri non ragioni più a niente. Cioè fa tutto automatico il corpo, dopo inizi a ragionare sulle cose. Buongiorno, buongiorno dal Qatar! Primo gran premio della stagione! Dopo semaforo scatenata dell'inferno, prima dentro, gas a martello e andiamo! Forza Ducati! Forza Ducati! E allora, forza Ducati! Mi limito a forza Ducati perché non ci ho pensato prima. Ci sarebbe anche un ce la faremo. Forza Ducati. I said it all right? Io non ce ne dico forza Ducati. Forza Ducati. Forza Ducati.